Pace, grazie, buongiorno a tutti. Una sorella che preferisce rimanere anonima mi dice: buongiorno Mario, scusami se ti disturbo, sono una sorella in Cristo. Ho una domanda da farti. Come posso parlare dell'amore di Dio a una famiglia di amici alla quale è morto un figlio in motorino, giovanissimo? Come posso spiegare che Dio ama un altro figlio, anche giovane, che è molto malato? I dottori non riescono a trovare una diagnosi. Addirittura il loro papà mi ha detto che ha litigato con Dio perché gli sono capitati troppi problemi e che Dio si è dimenticato di loro. Vorrei aiutarli, ma non so come fare. Cara sorella, prima di tutto lasciami reiterare che non mi disturbi affatto. Parlare di Gesù Cristo e vantarmi della sua perfezione è la mia vita. Quindi sono io a scusarmi con te se purtroppo ci vuole così tanto tempo prima di poterti rispondere. Ok? La situazione che mi proponi è tristemente comune a tante famiglie e le domande che ne sorgono rimarranno per sempre, purtroppo, senza risposta. I predicatori che dicono che una volta diventati cristiani possiamo avere tutti i soldi che vogliamo, fare qualsiasi cosa desideriamo, non avere alcun problema, non essere più malati, sofferenti o tristi, sono in parole molto povere, incredibilmente ingenui, praticamente ignoranti o semplicemente malintenzionati. A riguardo mi viene in mente un versetto scritto da Pietro l'Apostolo nella sua prima lettera alla Chiesa. Lo troviamo in 1 Pietro 1, dal 3 al 9. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e immarcescibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi, per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato dal fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il compimento della vostra fede, la salvezza delle anime. Ok, un paio di osservazioni su questo versetto. 1. Dio ci ha rigenerati. Voce del verbo passato, fatto compiuto, rigenerati. Nulla da aggiungere. Ok? 2. Ad una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. La nostra speranza non è morta, non è in questa vita, ma è in quella a venire. La risurrezione di Gesù Cristo ce l'ha garantita. 3. Per un'eredità incorruttibile, incontaminata e immarcescibile. L'eredità spetta ai figli. I figli non devono far nulla per meritarsela. 4. Conservata nei cieli per voi dalla potenza di Dio. Non siamo noi a mantenere l'eredità valida attraverso il nostro buon comportamento. È la potenza di Dio che lo fa, la potenza del suo amore e la potenza della sua grazia. 5. A motivo di questo voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. Oh, il fuoco non danneggia l'oro, lo rivela. I gioiellieri ai tempi di Pietro sottoponevano l'oro a diverse fusioni ad alto calore. Dopo ogni fusione toglievano dalla superficie liquida dell'oro tutte le impurità che erano affiorate. Questo procedimento veniva ripetuto fino a quando il gioielliere riusciva a vedere la sua immagine riflessa fedelmente nell'oro. Meraviglioso. 6. Voi amate Gesù e credendo in Lui, anche senza averlo visto, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il compimento della vostra fede e la salvezza delle anime. Quindi queste fusioni o prove, difficoltà, tragedie non fanno altro che rivelare quella speranza che è dentro di noi, che
quando comprendiamo, uno, che Dio non manda le prove per mettere alla prova la nostra fede, ma le usa piuttosto per rivelarla. Due, che la nostra speranza di gioia è ancorata alla certezza di ciò che Cristo ha fatto per noi e non su quanto noi possiamo fare per Lui. E tre, che l'amore di Dio non si limita a cercare di cambiare le nostre circostanze, per quanto tristi, difficili e intense queste possano essere, ma che si è manifestato nella croce, unicamente nella croce, meravigliosamente nella croce. Quando il suo sangue ha acquistato la vita eterna per noi, una volta per sempre. Romani 8, 31, 32 conferma e dice: che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Ecco su cosa possiamo basare la nostra speranza, cara amica mia. Cara sorella anonima, la nostra certezza di vita, la convinzione del suo amore immenso, non sulle preghiere esaudite, non su una vita comoda o priva di tribolazione, ma sulla croce. Questo vuol forse dire che non possiamo litigare o lamentarsi con Dio. Litigare e lamentarsi con Dio sono prova della nostra fede in Dio e non il contrario. E Dio sa esattamente cosa stiamo passando. Lui era lì quando suo figlio gli ha chiesto di non fargli bere il calice della croce. Eppure non ha potuto evitarlo, per me, per te. E il risultato finale è stato la vita eterna per tutti quelli che ci credono. Spero di esserti stato utile. Un abbraccio.